Ciao amici di Fantapazz, oggi tornano i Fantapazz consigli della 30ª giornata, quindi dopo la sosta torniamo a fare sia l'analisi arbitri sia a darvi i consigli su tutte le 10, sui giocatori delle 10 partite in programma. Non sono da solo, ma sono con Pietro Dell'Anna. Ciao Pietro. Ciao Giovanni, ciao amici di Fantapazz, stiamo per ricominciare, è giusto qui dare una bella occhiata a quello che ci aspetta per questa prima giornata del rush finale, dai. Esatto, e andiamo a vedere subito. Facciamo prima l'analisi, appunto. Ogni partita faremo l'analisi degli arbitri e poi diamo qualche consigliato o sconsigliato. La prima partita che si gioca alle 12:30 è Napoli-Atalanta, arbitrata da Peiretto. Qui andiamo a vedere su WhoScored lo score, diciamo, di Peiretto in questa stagione. Beh, Giovanni, ne parlavamo prima. Pairetto è un arbitro che fischia pochi falli, in media. Abbiamo visto Sì. 23-50. Ci sono arbitri più importanti che sono sui 28-29 falli a partita, anche 25-26, è parecchio basso. E anche sui cartellini, vedete, non ha fischiato nessun cartellino rosso finora. In realtà, questo potrebbe essere anche un alert, nel senso che siamo quasi a fine Sì, dici, stagione. prima o poi lo dovrebbe dare. Eh sì, anche l'arbitro comunque è una persona, percepisce il fatto che non ho dato un rosso ancora, Sì. finisco zero rossi, forse posso darlo qualcuno in più, Sì. magari non lo so, è umano, no? Sì, Penso, infatti. nel senso nel Infatti. dubbio dice però non l'ho mai dato quest'anno, forse è il caso che inizio, non lo so, nei dubbi, quando c'è il sui gialli è una delle cose più interpretabili nel calcio a livello arbitrale, nel senso abbiamo visto quanti falli sono al limite tra il giallo e no, no? Sì. Chiaramente poi quello diventa difficile anche nella gestione di quella che è un doppio giallo, no? Quindi io in realtà non so se considerarlo un alert, quindi attenzione, oltretutto Napoli-Atalanta, una partita molto tesa, sicuramente con Sì. molti scontri, molti duelli. Questa assenza di rossi ci dice che lui ne fischia pochi e fischia pure pochi gialli. Però occhio, perché se non ne ha fischiato uno fino ad ora potrebbe essere arrivato Potrebbe anche comunque iniziare, sì, in effetti ci può stare come interpretazione. a lui. E invece dall'altra parte però notiamo come invece la statistica sui rigori sia molto alta. È uno degli Sì. arbitri, quelli più utilizzati, è quello che ha fischiato più rigori. Ha fischiato 6 rigori in 10 partite. È un arbitro che dà molti rigori. E anche se fischia pochi falli, quindi boh, c'ha questa tendenza un po' strana, mettiamola così. E quindi sì, un po' d'attenzione a questo sicuramente. Quindi occhio ai rigoristi. E abbiamo visto che avere un rigorista ultimamente non è una certezza, a volte No, potrebbe essere infatti. anche un rischio. Sì, soprattutto nel Napoli, se lo dovesse tirare Osimhen, insomma, ultimamente non è andato benissimo, poi vediamo se lo tirerà magari un Politano, un Kvaratskhelia, però lo stesso Koopmeiners è in dubbio dalla parte dell'Atalanta, quindi in effetti no, sui rigoristi certi non ne abbiamo in questa partita. Sì, quindi diciamo che l'arbitraggio ci dice un po' questo, ci si aspetterebbero pochi cartellini e forse un rigoretto, visto anche la Sì. tensione che può essere generata dalla partita mediamente. Questo ci potrebbe far aspettare le statistiche di Pairetto, però come abbiamo già detto, il fatto che non abbia dato nessun rosso finora non può Potrebbe essere invece un'allerta per dirci è arrivato il momento che sì, se non sarà questa, rischia di essere magari la prossima quando la verrà di nuovo famosa designato. legge dei grandi numeri, Sì, Giovanni. No? esatto. E andiamo a vedere un attimo anche i consigliati appunto delle due squadre che noi abbiamo messo. Politano e Meret, perché comunque Meret è cresciuto tanto, Politano è comunque quello che dà più certezze ultimamente, ho tolto anche Kvaratskhelia che comunque alla fine dovrebbe recuperare, si è fatto male con la nazionale che poi si è qualificata agli europei, ma dovrebbe recuperare. Nell'Atalanta io direi Lookman e Ederson, ne parlavamo anche nel video delle statistiche di Ederson che sta giocando benissimo, quindi credo che lui possa essere una certezza. Che ne dici, Pietro? Beh, sicuramente Ederson è un giocatore, oltretutto, attenzione, che è un giocatore che ha anche facilità di gol, ogni tanto Sì, tira sì, fuori, sì. diciamo, l'inserimento, anche il tiro da fuori. Sicuramente per l'Atalanta sarebbe un rischio l'assenza di Koopmeiners, che è un giocatore che in questo momento gli alza tanto, tanto, tanto il rendimento, nel senso che è uno che segna gol da posizioni improbabili anche a volte, quindi una facilità di calcio talmente importante che perderlo a livello realizzativo per loro ormai è un
è una cosa importante, nel senso, se non ci fosse sicuramente sarebbe buono per il Napoli, si può dire serenamente. Sì. E quindi sì, due giocatori, vista il rischio insomma di assenza di Koopmeiners, i due giocatori che mi danno più certezze sono sicuramente questi due, Lookman e Ederson, che in questo momento anche per rendimento sono sicuramente giocatori più che ti danno più sicurezza nel Napoli. Dall'altra parte, Kvaratskhelia, abbiamo visto, potrebbe essere in dubbio, ma pare che abbia recuperato, da quello che ho capito. Insomma, dovrebbe recuperare. Oltretutto arriva sicuramente carico, perché dopo questo, io sono convinto che vincere, tra virgolette, anche se vincere aiuta a vincere. Sì. Anche se è nazionale, è un giocatore che prende sicurezza, ha portato in qualche modo la sua presenza, e così come la crescita del calcio georgiano in generale, ha portato la sua nazionale a partecipare per la prima volta a un torneo continentale. È un grandissimo risultato e sicuramente gli darà fiducia, e quindi comunque un pizzico di attenzione. Inutile dirlo, insomma, stiamo parlando di un giocatore importantissimo. Vabbè, però poi è anche in grande crescita ultimamente, insomma, ha avuto qualche difficoltà all'inizio, ma ultimamente sta giocando su livelli altissimi. Però sicuramente è un giocatore che, insomma, non è proprio una certezza quest'anno, mentre infatti Meret e Politano, Meret soprattutto considerando, insomma, che è una partita dove potrebbe subire un po' di tiri, quindi potrebbe alzare, diciamo, il voto. No, esatto. Che spesso assolutamente. Una partita magari contro una piccola è più rischiosa, una partita di questo tipo di volte per un portiere diventa a livello fantacalcistico, perché poi magari il gol lo prende ugualmente, però magari prende un gran bel gol. Una prestazione da modificatore difesa, quindi modificatore di difesa, esatto, quindi potrebbe essere una partita importante. Politano secondo me è una sicurezza, un giocatore che dà sempre il suo a livello soprattutto di rifinitura, è un giocatore importante, assist potrebbero arrivarne, perché no, anche se quest'anno a livello realizzativo non è proprio in palla, potrebbe avere anche il colpo prima o poi, nel senso, poi l'Atalanta è una che a volte si fa prendere, una squadra che a volte si fa prendere alle spalle, e quindi potrebbe anche essere l'occasione, e in questo senso appunto entra anche Ngong, Completamente recuperato, quindi ci aspettiamo che magari non giocherà titolare, insomma, probabilmente, però magari subentrando può. Sì, da subentrato, se la partita non dovesse costringere la Atalanta a sbilanciarsi, lui potrebbe essere sicuramente un giocatore che manda in difficoltà la squadra di Gasperini. Quindi nella Atalanta invece ho messo Jim City e Ruggeri. Ruggeri ha fatto un paio di belle partite anche con l'Under 21, e Jim City comunque mi sembra. Abbiamo messo anche Scalvini come sconsigliato, perché Scalvini ogni tanto ha avuto qualche incertezza anche in nazionale, insomma, comunque abbiamo visto che non è stato super perfetto, e quindi mentre Jim City dà un po' maggiori garanzie. Sì, in questo momento sembra essere, insomma, più in tiro, diciamo, Jim City rispetto a Scalvini, sì. E forse anche per esperienza questa è una partita che può aiutare un pochettino più lui rispetto al compagno di squadra, e perché sono partite in cui l'esperienza conta tanto, la sicurezza, la tranquillità, la serenità con cui si gioca può fare la differenza. Lui sicuramente in questo momento è più sereno di Scalvini, che invece è più in difficoltà, e insomma potrebbe soffrire un pochettino anche dal lato suo, insomma, lui tendenzialmente gioca centro, quest'anno sta giocando con la Sinac, sta giocando centrodestra, e da quel lato quindi spesso si troverà l'arrivo di Kvaratskhelia. Abbiamo visto anche ultimamente giocatore sicuramente meno bravo di Scalvini, ma Gigi del Torino per esempio l'ha sofferto tantissimo, e questo sicuramente è una cosa importante, nel senso, quando ti trovi davanti a un giocatore di quel tipo non ci scordiamo, l'abbiamo detto anche altre volte, Kvaratskhelia è un giocatore che anche se quest'anno non sta segnando, e sta a livello di saltare l'uomo e comunque di partecipazione in area al gioco, è un giocatore difficilissimo da marcare per qualsiasi difensore, cioè giocare dal lato di Kvaratskhelia è sempre un grande rischio, e quindi sì, Scalvini sicuramente è più in difficoltà. Dall'altra parte abbiamo messo proprio Ruggeri. Ah, ok, vai. Sì, no, dicevo, finisco, scusami. Vai. Ruggeri invece può essere pericoloso, proprio perché invece
può prendere alle spalle la difesa del Napoli, che comunque tende a giocare, una squadra che tende a giocare abbastanza alta, e è sicuramente in un momento di forma fisica anche buona, e quindi oltretutto appunto non si sta facendo valere anche bene a livello difensivo come giocatore, da un buon supporto, e quindi come voto sicuramente può portare un buon voto in questa partita, mettiamola così. E nel Napoli abbiamo messo Anghissa, che comunque non sta giocando come l'anno scorso, e è uno di quelli forse che sta giocando molto meno bene rispetto all'anno scorso, e lo stesso di Lorenzo anche, che comunque anche lì sta rischiando anche il posto in nazionale, che fino a qualche tempo fa sembrava certo, poi vedremo come giocherà Spalletti e che modulo utilizzerà, però insomma Di Lorenzo ha dei concorrenti quest'anno rispetto all'anno scorso, a qualche stagione fa. Il Napoli quest'anno gioca in maniera più compassata, più lenta, perso diciamo quella grande dinamicità di possesso che aveva con Spalletti, e questo ha tolto ai giocatori più dinamici, ha tolto qualcosa. Nghissa e Di Lorenzo erano quei giocatori dinamici che in questo modo hanno perso. Poi Di Lorenzo ha anche grandi qualità a livello tecnico, che in qualche modo lo riescono ad aiutare, poi gioca terzino, quindi comunque la gamba serve sempre, lui ce l'ha, però è netto calo, e Anguissà serve, perché, cioè cambia proprio, perché Anguissà è un giocatore che comunque la qualità non è sicuramente la sua prima dote, mettiamola così. No, infatti, sì, in una squadra dinamica lui era molto presente, era funzionale, e quest'anno invece in una squadra molto più compassata lui sembra quasi a volte un pesce fuor d'acqua. E questo sicuramente incide molto. Il calcio di oggi è questo, bisogna essere messi nelle condizioni di rendere in base al tipo di gioco che si vuole esprimere. E lui probabilmente con il Napoli di quest'anno è più in difficoltà. E in una partita come quella di domani è sicuramente un rischio, perché appunto, mentre forse lui dall'altra parte starebbe meglio, mettiamola così. Sì, sicuramente sì. Come tipo di giocatore che è, quindi potrebbe far fatica col grande movimento del Napoli sotto la pressione, dell'Atalanta, sotto la pressione dell'Atalanta, a gestire palla e rischiare, e quindi andare in difficoltà. Stessa cosa insomma può succedere a Di Lorenzo, che a livello difensivo dovrà stare molto attento, però a livello offensivo forse potrebbe riuscire un attimino a sfruttare l'occasione, vediamo un po'. Però sì, sicuramente quest'anno sta faticando molto di più a livello difensivo, abbiamo visto anche alcuni gol proprio dalla sua parte, insomma, dove le chiusure non sono state perfette, e quindi si è fatto prendere alle spalle, come diciamo prima, qualche volta. Sì, però vediamo un po', perché poi magari invece l'Atalanta a livello difensivo può lasciargli quegli spazi che possono dargli un po' di fiducia, di spunto, di gamba, mettiamola così. Andiamo sulla seconda partita, che è Genoa-Frosinone. Qui abbiamo Sacchi. Vediamo, ecco qui, sempre da WhoScored, lo score di Sacchi quest'anno. Vediamo un pochettino. Sacchi fischia. Ha arbitrato 11 partite, quindi è un arbitro che viene preso molto in considerazione, perché comunque sono un discreto numero di presenze. Fischia un numero di falli che sono più o meno nella media, forse leggermente sopra la media, fischia un pochettino di più, diciamo che la media la possiamo considerare intorno al 24,50, sì. E quindi leggermente sopra media per quanto riguarda i falli fischiati. E vediamo invece per i gialli, possiamo considerarlo in media con 4,73, non è tra quelli che ne danno tanti, che sono sui 5,50, 5,20, ma non è neanche appunto, come abbiamo visto prima con Pairetto, uno che ne fischia 3,50 a partita, è abbastanza in media. E anche qui troviamo un arbitro che in 11 partite arbitrate non ha dato nessun cartellino rosso. In questo caso forse più che nell'altro è più un segnale d'allarme, proprio perché è un arbitro che invece già li dà. Sì. Non è un arbitro che si ritiene molto, perché poi è più facile il doppio giallo che l'espulsione diretta, mettiamola così. Quindi sicuramente prima o poi potrebbe arrivare. Tutti questi gialli porteranno prima o poi a un rosso, in questo caso forse ancora di più, come dicevi. Sì, diciamo che è una partita che vede una squadra che ancora deve fare qualche punticino, ma che è abbastanza serena, sì, mettiamola così.
e un'altra invece che è totalmente invischiata in questa lotta salvezza di tante squadre. Però io credo che il Genoa, insomma, almeno provare a portare a casa, cioè dovrà ancora lottare, perché Serenissimo non sta come punteggio in classifica, quindi comunque non è una partita che il Genoa, diciamo, non è l'inizio di queste partite di fine stagione in cui le squadre in cui non dicono niente possono iniziare a perdere qualche punto. Il Genoa ha ancora qualcosa da dire, ce l'ha e proverà a dirlo domani, quindi è una partita che sicuramente sarà attesa, perché Genoa prima si assicura la salvezza matematica, più sta sereno sicuramente. Quindi ancora... Sì, può anche far giocare magari qualche giocatore diverso una volta che l'ha raggiunta matematicamente. Esatto, ma ancora non è così, e quindi sicuramente sarà ancora una partita da giocare seriamente, in maniera seriamente giocano sempre. Però ecco, sicuramente non mi permetterei mai con motivazioni, poi comunque in casa, esatto. Il pubblico del Genoa sappiamo che comunque spinge tanto, quindi sarà comunque una partita di questo tipo, e mi sento di dire che quello zero sui cartellini rossi in questo caso può essere un campanello d'allarme. E per quanto riguarda invece i rigori, è leggermente sopra media con questo 0,45, però leggermente. E non è un arbitro che, diciamo, fischia un pochettino più rigori rispetto, ne ha fischiati 5 in 11 partite. E, insomma, quindi parliamo comunque di un arbitro che qualche rigore ogni due partite qualcosa riesce a fare fischia. Esatto, quindi insomma possiamo dire che è un arbitro che possiamo stare un po' attenti. Anche qui ribadiamo il discorso che fino a un po' di tempo fa avremmo detto occhio anche ai rigoristi, comunque un arbitro che fischia qualche rigore in più della media e tutto quanto, occhio ai rigoristi in tutti i sensi sempre ormai, perché sì. È diventato più un rischio che una certezza, perché c'è un rigorista, a meno che non hai quei 2-3 che invece si confermano grandi rigoristi sempre. Gli altri sono sempre a rischio ormai, i portieri sono diventati bravissimi contro i rigoristi non esperti. Esatto. E andiamo a vedere anche qui i consigliati e i sconsigliati. Noi abbiamo messo Gudmundsson ovviamente al Genoa, perché comunque viene anche se poi l'Islanda non si è qualificata, però lui ha segnato tripletta con Israele e poi anche un gol con l'Ucraina. E abbiamo messo anche Spence come scommessa nel Genoa, perché comunque sta facendo bene, qualche volta l'abbiamo vista a destra, qualche volta a sinistra, e comunque sta facendo bene. Tra l'altro il Genoa, volendo, avrebbe anche la possibilità di riscattarlo, quindi lo deve valutare in queste ultime giornate, anche se il riscatto è abbastanza alto, e quindi abbiamo messo lui come scommessa. E abbiamo messo come sconsigliati del Genoa sempre De Winter e Frendrup, ne abbiamo parlato anche ieri nel video delle statistiche, sta facendo bene, però le ultime partite forse è un po' in debito d'ossigeno e quindi magari potrebbe anche calare leggermente. Tu che ne pensi, Pietro? Io penso sicuramente intanto che per quanto riguarda il Frosinone, sappiamo, è una squadra che Di Francesco ha impostato in un certo modo anche a livello difensivo. Non giocano sicuramente chiusi dietro, e quindi giocatori di gamba veloci come possono essere Gudmundsson ma anche Spence sono giocatori che spesso li possono mandare in difficoltà. Dall'altra parte però, proprio per questo, spesso, proprio perché il Frosinone ha questa impostazione di gioco di un certo tipo, può mandare invece in difficoltà giocatori che sono magari in un momento non lucidissimo, come appunto Frendrup, e attenzione anche dietro a De Winter, perché chiaramente sappiamo bene, su lei l'abbiamo detto anche questo ieri, è un giocatore che salta facilmente l'uomo, il Frosinone sì. In questo è facile a ottenere rigori grazie anche appunto allo spunto dei giocatori, l'individualità che ha in attacco, e quindi sono anche, come diciamo prima, visto che Sacchi è uno che ammonisce tanto, possono essere giocatori anche da giallo questi, quindi la penalizzazione ci potrebbe anche essere in quel senso. Sì esatto, quindi sì, ci sono proprio motivi, diciamo, pratici per cui è consigliabile andare, statistiche ci confermano i consigli che stiamo dando, mettiamola così.
E nel Frosinone invece abbiamo messo Brescianini, è vero, c'è anche Sulè, naturalmente ne abbiamo parlato tanto, però Brescianini ha avuto qualche piccola incertezza, però poi sta prendendo piede, abbiamo visto grande partita con la Juve ad esempio, ma anche altre grandi partite, e quindi lui l'abbiamo messo come certezza. Come scommessi abbiamo messo Zortea e Gegemis, non so come l'hai visto tu, poi mi dirai, io l'ho visto sempre subentrare bene, soprattutto appunto quando subentra. E poi abbiamo messo Barenecea, anche lì discorso cartellino giallo, vertice basso del Frosinone, gioca davanti alla difesa, ha iniziato bene, ha anche fatto comunque cose buone anche in Coppa Italia ad esempio, però poi è un po' calato, tant'è vero che le ultime partite ha anche spesso non giocato, è ritornato titolare, però insomma lo mettiamo tra gli sconsigliati. Beh sì, diciamo che Sulè in questo momento non è proprio una certezza, perché poi a livello di bonus non è che porti certezza, sì, però è una grande difficoltà per i difensori avversari, quindi chiaramente può, diciamo, abbassare voto, portare malus agli avversari. Mentre Brescianini in questo momento sicuramente è un giocatore che sta più solido, più continuo, sia a livello di voti, che può portare anche qualche bonus in caso, insomma, se si dovessero creare le situazioni. Alla fine Frosinone è una squadra di quelle di bassa classifica, è una di quelle che segna, mettiamola così, sì, non tutte segnano tanto, il Frosinone è una di quelle che segna di più, diciamo, nella zona bassa, e quindi comunque anche con gli inserimenti dei centrocampisti, in questo senso anche che Gemis può essere un giocatore appunto che in un secondo tempo, se la partita si mette in condizioni in cui il Frosinone necessita di attaccare, può essere portato a entrare molto in area e a portare anche qualche bonus, o comunque entrare e prendere anche un buon voto, no? Sì. O anche potrebbe cominciare anche titolare volendo, non lo so. Sì, sì, c'è anche la possibilità, sì, perché comunque sulla sinistra, non essendoci più Arrui, che tante volte ha giocato in quella zona, se la giocano lui, Sec, lo stesso Gelli, che tante volte ha utilizzato lì. E invece per quanto riguarda Zortea, lo sappiamo, è un giocatore che comunque spinge molto, il Frosinone crossa parecchio e può essere, insomma, può portare qualche bonus se il Genoa non riuscisse avesse dei momenti in cui non riuscisse a uscire dalla spinta del Frosinone, no? E sì. Mentre dall'altra parte, proprio per questo, Barrenchea è a rischio, perché sappiamo bene che poi Barrenchea resta lì a fare, diciamo, lo schermo, ma dall'altra parte si troverà di fronte giocatori veloci in ripartenza che abbiamo citato prima, Gudmundsson, sì, Spence, che, ma anche lo stesso Retegui, che possono Messias, sì, esatto, che possono poi costringerlo al fallo tattico, l'errore, metterlo in difficoltà, quindi sì, è una posizione molto molto rischiosa in una partita come questa, dove insomma Frosinone non può più deve fare punti, non può più giocarsi sconfitta, è una partita in cui Frosinone deve portare a casa almeno un punto, ma forse anche poco, quindi insomma sicuramente dovrà spingere, mettiamola così. Andiamo sulla terza partita, che è Torino-Monza. Qui abbiamo Aureliano, e qua vediamo appunto la stagione di Aureliano in cifre. Allora, Aureliano, 25-56 falli a partita, come abbiamo detto, leggermente sopra media, come Sacchi, come abbiamo visto poco fa con Sacchi. Sui rigori vediamo appunto anche qui una media non bassissima, anzi discretamente alta, possiamo dirlo serenamente. Anche perché lui ha 9 presenze, quindi non sì, doppia cifra come gli altri. Sì, ha fischiato, aspettate, ha fischiato mi sembra 6, no, 5 rigori in 9 partite, però viene da una serie di rigori abbastanza vicini, il Lazio Udinese non ha fischiato, però poi ne ha fischiati 4 nelle precedenti 3 partite, sì. Sassuolo Empoli ne ha fischiati 2, uno l'ha fischiato in Fiorentina Inter, uno l'ha fischiato in Roma Atalanta, nelle ultime 4 partite arbitrate ha fischiato 4 rigori. Quindi viene comunque appunto da partite dove ne ha fischiati sempre abbastanza, quindi c'ha una media alta, però ecco, forse
ci penserà un attimino di più prima di fischiarne un altro per qualche partita, visto da questa serie di partite da cui viene. Sì, è quello che dicevamo prima, insomma, appunto, comunque gli arbitri ci ragionano, poi anche qualcuno magari, insomma, gliele fa notare queste cose, quindi entrano con un leggero condizionamento, se vogliamo. Ha fischiato, ha dato 46 cartellini gialli, 5-11 di media a partita, che è un pochettino sopra media, e un cartellino rosso che ha dato proprio nell'ultima partita arbitrata. Quindi in questo senso possiamo dire, ecco, che ne ha una media bassa di cartellini rossi, però abbiamo visto prima anche che stavano a zero, però ecco, avendo fischiato proprio perché ha una media bassa, avendo fischiato nell'ultima partita il cartellino rosso, questa dovrebbe essere una partita in cui non fischia, non lo anche se fischierà. il tipo di partita che si presenta è pericolosa in questo senso, perché il Frosinone potrebbe spingere, lasciare spazio e essere costretto a commettere falli comunque da ammonizione, insomma, quindi però di base sì, statisticamente non dovrebbe essere una partita da rosso, chiaro, poi quello che si presenta in partita non lo possiamo prevedere, un fallo grave, un momento difficile può succedere, ecco, Vabbè, insomma. sì, sicuramente ci sono delle situazioni in cui non ci si può esimere dal Dal dare il cartellino rosso. rosso. Andiamo a vedere quindi anche le certezze, come detto, scommesse sconsigliati. E abbiamo quindi vabbè, il Torino abbiamo messo Zapata, che insomma, sta segnando tantissimo, è arrivato alla doppia cifra e non sembra volersi fermare. E Vojvoda, che l'altra volta contro l'Udinese ha giocato bene, ha fatto anche l'assist lui proprio per Zapata contro l'Udinese giocando da braccetto. E abbiamo messo Linetti e Milinkovic come sconsigliati. Milinkovic più per la qualità del Monza, che comunque sta segnando tantissimo. Parlavamo prima del Genoa, insomma, il Genoa-Monza è stata una delle partite più belle, forse qualche settimana fa, dove il Monza ha fatto tre gol e quindi. A rischio abbiamo messo più per il discorso possibili gol subiti, anche se poi abbiamo sempre detto che il Torino è una squadra che difensivamente ci sa fare. E Linetti, anche lì per il discorso che comunque qualche fallo, non è un giocatore comunque da bonus ed è anche magari a rischio cartellino. Beh, Zapata è un giocatore importantissimo, ha iniziato un po' a rilento, si è dovuto riprendere, diciamo, dal cambio che ha dovuto fare di squadra, abituarsi non troppo, perché alla fine Juric non è che cambi molto come No, in impostazione rispetto effetti sì, ai è passato comunque da un allenatore simile, molto simile. Castellini. E anche qualche riprendersi da qualche acciacco fisico, poi però a un certo punto ha preso il via, probabilmente dopo Lautaro. Diciamo, nell'ultima parte di stagione è stato a livello realizzativo uno dei giocatori Sì, più sta segnando importanti. comunque quasi sempre, insomma, spesso, veramente spesso. È una partita molto bella perché vede due squadre che ormai alle spalle si guardano poco, anzi quasi nulla possiamo dirlo, e qualche tentazione di guardare avanti ce l'hanno Sì. entrambe, perché ormai vedono qualche squadretta importante a portata, potete vedere la schermata, sotto c'è un Lazio-Juventus e la Lazio è Sì. a appena sopra Torino e Monza, ecco, Anche bisogna perché vedere. quest'anno, se abbiamo la quinta squadra in Champions, avremo 8 squadre e quindi l'ottavo posto potrebbe diventare importante. Poi c'è la Coppa Italia, però insomma, anche l'ottava potrebbe andare in Europa. Sì, questo potrebbe essere Un una incentivo, motivazione diciamo. per questa partita, per renderla un po' più frizzante, mettiamola così, visto che sono le due squadre in centro classifica, due che magari, soprattutto il Monza, inizio campionato poteva pensare più a una salvezza, che adesso invece si trova a guardarsi avanti, perché la salvezza, insomma, è abbastanza, anche se la matematica ancora non gliela dà, è probabile, altamente probabile, visto che sono talmente tante le squadre alle spalle e talmente distanti che, insomma, i 40 punti sono No, superati, vabbè, sì, da quel punto di vista stanno tranquilli. quindi si divertiranno. E attaccheranno perché sono due squadre, Monza soprattutto, una squadra molto a propensione più un pochettino più offensiva, il Torino un po' più difensivo, punta un po' più sulla solidità, come fa sempre Juric, però con delle fragilità. Sono due squadre che subiscono pochi gol di testa, attenzione, questo è un dato interessante, sono tra le squadre che subiscono meno gol di testa, però il Monza soprattutto ultimamente in difesa ha iniziato ad avere un calo importante. E Zapata in questo, soprattutto visto che giocano anche in casa,
può essere un giocatore utile. Vojvoda sta facendo un'ottima stagione e potrebbe essere sicuramente incisivo. Dall'altra parte ci sono giocatori in palla. Pessina è un giocatore centrale nel gioco del Monza, è fondamentale. Palladino. Sì, poi anche lui è cresciuto tantissimo proprio negli ultimi 2 mesi, diciamo, perché Sì, sta giocando veramente molto meglio. molto meglio. Sì, anche questo, diciamo che da quando il Monza è un po' più sereno a livello di salvezza, ha una propensione un po' più offensiva. Questo gli ha portato a ottenere bei risultati, come può essere stato col Milan, ma anche qualche magari imbarcata un pochettino quando magari ha Sì. avuto qualche altro problema. E ha messo molto in risalto anche i giocatori offensivi che magari all'inizio dell'anno potevano essere più in difficoltà. Mota e Maldini in questo momento sono giocatori che hanno serenità a livello realizzativo, a livello di gioco, vengono da un momento bello, esaltante, hanno sicurezze, in questo senso possono essere sicuramente una bella scommessa su cui puntare in una partita di questo tipo. Mentre sì, sicuramente appunto proprio per lo stesso motivo Linetti può essere un giocatore che va in difficoltà contro un Monza che spinge con giocatori di fantasia e di inserimento che possono mandarlo in difficoltà e quindi potrebbe essere una giornata non buona anche in questo senso per Milinkovic che tendenzialmente è un portiere che ha preso pochi gol quest'anno, ma questa potrebbe essere una partita in cui invece magari si trova appunto un po' più bersagliato, mettiamola così, e potrebbe soffrire. E E poi dall'altra parte. abbiamo messo Gagliardini come sconsigliato, che comunque anche lui tante volte adesso gioca perché comunque Bondo è squalificato. E devo dire, questo Bondo si è guadagnato il posto da titolare bene, quindi Gagliardini ha un po' perso il posto, magari sarà anche meno in fiducia. Sì, Gagliardini è un giocatore che è sempre stato molto emotivo, ha Sì. lavorato sempre molto sulla sicurezza, un giocatore che quando perde sicurezze si perde anche riferimenti, diventa meno efficace, un giocatore che quando sta in forma e bene è anche molto utile, però ecco in questo momento è in difficoltà, sicuramente è uno di quei giocatori che sta soffrendo un po' di più, soffre forse anche questa impostazione un po' più offensiva del Monza, che lo costringe magari a lavorare un pochettino più di fatica, a dover recuperare spesso in fase difensiva e non lo aiuta. Quando invece magari il Monza è un po' più coperto, lui è un po' più tranquillo, un po' più sicuro sulle sue capacità. Esatto. E andiamo alla quarta partita, che diciamo prima Lazio-Juve, quindi scontro importante, poi giocheranno anche successivamente in Coppa Italia e qui abbiamo Colombo. Qui andiamo a vedere, eccolo qui Colombo, la sua stagione. Colombo è stato impiegato tantissimo, come potete vedere, ben 13 partite e solo Guida ha arbitrato più partite di Colombo. Quindi è un arbitro su cui ripongono molta fiducia e evidentemente una buona continuità in questo senso. E 24 e 54, come dicevamo prima, falli fischiati nella media. Non abbiamo, insomma, numeri che ci dicono insomma che ne fischi di più, fischi questo numero di falli che rientra appunto in una media normale, mettiamola così. Per quanto riguarda i gialli 5,77 invece si alza un po' di più. Un arbitro che è praticamente primo per cartellini gialli, anzi come totali è primo in Serie A. 75 cartellini gialli dati è l'arbitro che ha dato più cartellini gialli in tutta la Serie No. A. Quindi Quindi nonostante fischi, attenzione a diciamo, questo. un numero di falli normale, poi dà tanti cartellini. Sia come ne ha arbitrato partite, quindi più partite, quindi è normale che abbia dato anche più gialli, però anche la statistica ci dice che in media è l'arbitro che ne ha di più, perché davanti tecnicamente è un arbitro che ha una partita sola, che è Sì. Ivano Pezzuto, che ha dato 6 gialli in quella partita, e quindi ha una media più alta. Ma se noi prendiamo Vabbè, sì. l'arbitro di una partita, la statistica non la possiamo fare. No, no. Quindi sicuramente l'arbitro che dà più cartellini gialli. Quindi lui fischia poco, ma dà tanti cartellini, quindi non diciamo ogni fallo, ma insomma ogni numero minore di falli che dà dal cartellino.
Per i cartellini rossi è leggermente sopra media, cioè ci sono arbitri che ne hanno dati parecchi di più, mettiamola sì. così, però lui sicuramente non ne ha dati pochi, ne ha dati tre finora in stagione, con una media che è un pochettino sopra media, come abbiamo detto, sì. E quindi un arbitro su cui stare attenti sui cartellini. Per quanto poi i due rossi di quelli che ha dato sono stati nella stessa partita, perché sono sì. i due rossi di Roma-Napoli, che lui si è portato anche un po' dietro, secondo me, nel senso che ha capito che forse era stato, soprattutto in uno dei due casi, un po' eccessivo, anche se in quel caso non è stato aiutato dal VAR. E poi ne ha dato un altro in Monza-Milan poche settimane fa, mettiamola, tre partite fa rispetto a lui, sì. rispetto a quello che... Che era comunque quello di Jovic aiutato sì. dal VAR in quel caso. Esatto, sempre comunque con intervento del VAR, sì. Quindi in realtà sono situazioni in cui poi il VAR l'ha portato a dare questi cartellini rossi, quindi anche per il tipo di partita, che non è una partita, è una partita bella, però forse non tesissima, possiamo dire, perché comunque diciamo l'obiettivo principale le due squadre l'hanno raggiunto, mettiamola così. Quindi sì, il rosso forse potrebbe non esserci, però i cartellini li dà, ne dà tanti, dei cartellini gialli, è un arbitro che rimane sempre con numeri elevati. E sui lui diciamo la gestisce con i cartellini, a differenza di magari che, come fanno altri arbitri, che invece preferiscono dare meno cartellini possibili. Per quanto riguarda sì. i rigori, invece è un pochettino, anzi abbastanza sotto media, con questo 0-23 ha fischiato tre rigori, oltretutto due nelle ultime tre partite, perché ne ha fischiato uno in Monza-Milan, uno sì. in Inter-Atalanta, che sono delle ultime tre partite che ha arbitrato lui, mettiamola così sì. quindi, mentre è rimasto a secco a Udinese-Torino, quindi per questo, anche se potrebbe essere una partita che si presta ai rigori, diciamo che pensi visti che non ci dovrebbe essere. Potrebbero, la statistica non dovrebbe essere una partita in cui assegna un rigore quest'arbitro, mettiamola così. Sarà okay. meno tentato di darli rispetto ad altri momenti. Ok. Andiamo a vedere anche qui, naturalmente, i consigliati e sconsigliati. Vabbè, abbiamo messo certezze, Zaccagni, anche se poi bisogna vedere, perché comunque c'è il nuovo allenatore, c'è Tudor, e abbiamo messo Zaccagni e Guendouzi comunque come certezze. Guendouzi, poi abbiamo sentito anche Tudor che ne ha parlato bene, se ne ha parlato di qualche litigio, ma invece ne ha parlato benissimo. Poi abbiamo messo nelle scommesse Vesino e Lazzari. Lazzari ovviamente potrebbe migliorare tanto dal fare il quinto di centrocampo anziché il terzino. Vesino, secondo me, poi mi dirai anche tu, secondo me è un giocatore proprio che potrebbe piacere a Tudor, che comunque è di quello stile che diciamo prima, Gasperini, Juric. Ci vuole un uomo fisico, lui poi l'ha sempre avuto anche nel Verona e nel Marsiglia. Abbiamo messo sconsigliati Luis Alberto e Marusic, perché comunque Marusic, al di là di tutto, non sta giocando, non era in grandissima forma. Luis Alberto è da vedere in questa nuova veste, perché potrebbe magari giocare più avanzato, in qualche momento della partita potrebbe trovarsi anche dietro, e quindi magari potrebbe non essere la partita ideale per lui. Beh, diciamo che sicuramente la Lazio in questo momento è la squadra più imprevedibile, non abbiamo molto chiaro, cambia totalmente l'impostazione, anche se per alcuni giocatori potrebbe essere un ritorno al passato, mettiamola così, un passato anche molto molto proficuo per quanto riguarda la Lazio, perché 3-5-2 di Inzaghi aveva portato tanti bei risultati, e molti di questi giocatori erano, soprattutto per dire, Luis Alberto ha partecipato insomma a quei grandissimi risultati. Sì, sì, assolutamente. Però sicuramente è un momento diverso, una situazione diversa. Luis Alberto è un giocatore che ha perso sicurezza e tutto quanto. E Zaccagni potrebbe giocare più vicino alla porta, potrebbe guadagnare un pochettino da questa situazione. Potrebbe, diciamo, avere più chance, dover lavorare meno fisicamente, atleticamente nel recupero rispetto a un 4-3-3, perché se gioca lui vicino a Immobile diventa chiaramente un giocatore pericoloso per qualità che ha, però è anche vero che lui è abituato a partire da esterno, quindi un po' da capire, un
molto un terno all'otto. Sicuramente invece Guendouzi è un giocatore che può cambiare totalmente, con la difesa a tre alle spalle, la sicurezza che può guadagnare lui. Nella poi lui ama inserirsi, ama buttarsi negli spazi, quindi lo farà con maggiore fiducia, diciamo. Sì, e questa è una prima cosa che ho pensato con il cambio di modulo. È un giocatore che ci guadagna tantissimo, un giocatore che è forte, probabilmente uno di quelli che ha reso meglio nella Lazio in grande difficoltà questa stagione, è una certezza, e con questo modulo può cambiare veramente tanto, può iniziare a dare qualche bonus in più. E può essere pericoloso per lo stesso motivo che Sino, cioè i centrocampisti saranno un po' più liberi mentalmente, sì. E quindi vanno un po' più tranquilli. E è curioso capire bene come evolverà Lazzari, perché è un giocatore che sicuramente nel 3-5-2 è più a suo agio e quindi potrebbe guadagnarci, però è un giocatore che per ora ancora non ha dimostrato quel livello alla Lazio. Ha faticato finora sempre tanto, per quanto è un giocatore che ha tutto per far bene, però ancora non l'ha dimostrato. E vedremo invece appunto Luis Alberto, da capire un po' più, torna un po' al passato, però lo fa senza magari l'apporto di alcuni giocatori che lo aiutavano prima, come poteva essere Milinkovic Savic. Sì. E quindi è un po' da capire veramente tanto, ribadisco, la Lazio vado proprio molto in difficoltà. Marusic sicuramente è più bravo nella difesa a 4 rispetto a Lazzari, dove magari, che magari guadagnava un po' di più. Lui potrebbe faticare un po' perché è molto aiutato dalla sovrapposizione sull'ala e non ce l'avrà più questo aiuto dall'esterno, e dovrà essere lui a dare tutto alla spinta. Non so se ha questa capacità. E invece nella Juve abbiamo messo Bremer e McKennie vedevamo anche che quest'anno ha fatto tantissimi assist. Bremer comunque è sempre una certezza difensiva, insomma, poi si troverà di fronte probabilmente Immobile, che non è nel suo anno migliore. Abbiamo messo Ken come scommessa, anche perché per esclusione dovrà giocare lui, nel senso che Vlahovic è squalificato e che Milik si è fatto male. E poi abbiamo messo Rabiot e Gatti come sconsigliati. Forse anche Gatti, proprio per il discorso che diciamo prima dei cartellini gialli, comunque un giocatore falloso che magari potrebbe prendere un cartellino giallo, e Rabiot non è quello dell'anno scorso, l'abbiamo visto tante volte, ha fatto molto meno rispetto ai tanti gol che ha fatto l'anno scorso, e quindi è un po' in difficoltà, potrebbe anche, non è forse proprio nel momento migliore fisicamente, quindi potrebbe essere qualcuno che potrebbe andare leggermente meno. Bene. La Juve è in questo crollo verticale che deve assolutamente invertire, perché sennò rischia anche di mettere. Sì, si è un po' impiantata, un po' come i ciclisti in salita. Se dovesse sbagliare la partita di sabato con la Lazio all'Olimpico, rischia tanto. Mettere in difficoltà quella che sembrava un posto Champions ormai acquisito. E si ritroverebbe il Bologna o forse anche la Roma vicine, visto insomma c'è questo quinto posto che ancora potrebbe valere la Champions. E sicuramente il Bologna ormai è lì, e perdere altri punti per strada sarebbe veramente pericoloso. Paradossalmente, per come è Allegri, queste sono partite in cui è più facile, cioè con le piccole forse in un momento di difficoltà è più difficile per lui, con le grandi invece, non le grandi, in una situazione di questo tipo lui è più facilitato a fare il suo gioco, magari, no? Un po' più di ripartenza, sì. Un pochino più di solidità, di fisicità, e in questo senso Gamba, Bremer e McKennie sono centrali, no? Sono fondamentali. Nel momento in cui la Juve era arrivata quasi al primo posto, anzi al primo posto virtuale, erano i due giocatori che andavano veramente al top. Nel recupero palla sono loro centrali, ma chissà che in ripartenza Ken appunto non possa sfruttare quelle che sono le sue caratteristiche e fare qualche colpire un po' alle spalle la Lazio, che ancora forse non sarà messa benissimo col nuovo modulo, che dovrà ancora trovare un po' di certezze e quindi insomma da capire bene. Gatti sicuramente può soffrire insomma una squadra, una Lazio un pochettino
che cercherà di cambiare qualcosina e cercherà di reagire anche loro al momento di difficoltà. E lui è un giocatore che un po' soffre in questo periodo, soprattutto non è assolutamente lucido, e il cartellino, come dicevi tu prima, è un Rabiot è da capire, è sicuramente un giocatore che deve riprendersi bene, perché deve dimostrare anche di valere l'europeo. È il momento in cui i giocatori che in nazionale, Rabiot il posto in nazionale dovrebbe averlo abbastanza assicurato, sì. Però è il momento in cui chi ha anche un filo di rischio darà di più, chi è invece certo del posto il rischio è che faccia qualcosina di meno, perché magari ha paura di farsi Si risparmia un po' in vista dell'Europa. Lui oltre a dimostrare magari la convocazione deve anche giustificare eventualmente la voglia di essere un titolare di quella Francia che dovrà giocare la Coppa la continentale. Andiamo sulla prossima partita, che è Fiorentina-Milan. Vediamo appunto prima l'arbitro. L'arbitro sarà Maresca, quindi ci andiamo a vedere il ruolino di Maresca, che naturalmente è internazionale, quindi ci sono anche le partite internazionali, però noi ci concentriamo anche soprattutto sulla Serie A. Sì, fischia Maresca, lo conosciamo un po', dai, fischia sì. Un numero discreto di falli abbastanza buono, diciamo, leggermente sopra media, e dà anche un buon numero di cartellini gialli a partita. È curioso, secondo arbitro ad aver dato più cartellini gialli in Serie A, con 74, quindi ritorniamo al numero di prima, Colombo 75, lui 74, stesso numero di partite, quindi siamo lì, un giallo e può essere anche... Però a differenza di Colombo sappiamo bene come lui questi gialli li usi molto molto proprio per prevenire il rosso. E infatti in 13 partite ha dato un solo cartellino rosso, cioè lui se riesce a evitare di dare il cartellino rosso evita. Curiosità però che non dà un cartellino rosso da un po', perché l'ultimo l'ha dato a dicembre in Lazio-Inter, okay, all'Olimpico. E una partita tesa, più difficile forse, però in realtà no, cioè Fiorentina-Milan è una partita abbastanza, diciamo... Beh, comunque sì, il Milan è vero che comincia ad avere quasi la certezza di poter arrivare seconda, però no, la Fiorentina... Non la Fiorentina si può permettere di perdere punti ancora. No, infatti. Non, per carità, ha un po' più di margine della Juve. Però ecco, abbiamo visto che un attimo poi crollare e perdere sicurezze e certezze. Oltretutto non c'è ancora, l'Europa ripartirà dalla settimana prossima, quindi questa settimana le squadre coinvolte in Europa League e in Conference League ancora non sono molto concentrate su quello, quindi questa settimana andranno bene diritti sul campionato, e quindi sicuramente è una partita ancora tesa. Quindi sui cartellini un po' d'attenzione sicuramente dobbiamo darla. Per quanto riguarda i rigori anche ha una media leggermente bassa, ma non ne fischia da un po', da Cagliari-Empoli l'ultimo rigore che ha fischiato, tra parentesi sbagliato come diciamo prima, ogni tanto spesso si sbaglia, quindi per legge dei numeri potrebbe essere una partita da rigori. Attenzione, e anche qui quindi occhio ai rigoristi in tutti i sensi. La Fiorentina in realtà sì, ne ha sbagliati tantissimi, il Milan anche comunque ne ha sbagliato uno Giroud e uno Teo Hernandez, tra l'altro nella stessa partita. Quindi... Sì. Quindi... Però Giroud ecco da un po' più di sicurezza. Giroud comunque da più certezze, perché ne ha quasi sempre segnati. Sì, è uno di quei giocatori che su rigori ecco da un po' più di sicurezze, mentre dall'altra parte c'è una Fiorentina che secondo me anche mentalmente è in difficoltà, cioè chiunque adesso nella Fiorentina va a tirare un rigore soffre. Perché comunque c'è la tensione di tutti i rigori sbagliati finora e che sono costati veramente tanto alla Fiorentina. Quindi ecco, attenzione a questo dato. Andiamo a vedere i consigliati, appunto gli sconsigliati. Abbiamo messo quattro nomi: Beltran come certezza, che viene da una partita, cioè viene dalla squalifica, quindi da aver saltato l'ultima partita, quella precedente a rinvio naturalmente. E però comunque prima aveva fatto molto bene anche in Coppa, comunque
questo ruolo da trequartista sembra cucito meglio rispetto a quello da centravanti che aveva avuto a inizio stagione quando non c'era Belotti e si alternava con Zola. Ranieri, che l'abbiamo visto comunque anche tanti gol in conference, in campionato, e sui calci piazzati, è da sempre fastidio. Sottile e Belotti l'abbiamo messo negli sconsigliati perché comunque la partita potrebbe essere difficile. Il Milan ha un po' recuperato le sue certezze difensive, quindi almeno dal punto di vista dei centrali li ha recuperati praticamente tutti, e quindi potrebbe essere difficile. Sottil l'abbiamo visto in questi anni, ha fatto ad esempio una bellissima partita contro la Roma, però tante altre volte ha sbagliato, quindi magari la tentazione potrebbe essere di schierarlo, e noi vi diciamo insomma attenzione, perché è un giocatore molto discontinuo, insomma ogni tanto tira fuori la partita perfetta, però appunto ogni tanto, non sempre. Sì, come detto, è una partita un po' da capire bene, nel senso Milan che avrà sicuramente voglia di ampliare questo margine e mettere al sicuro oggi più che mai, visto che dopo sarà concentrato poi sulla Coppa e il posto in Champions. La Fiorentina comunque un po' alla testa anche alla Coppa Italia. Sì, quindi sì. Da capire un pochettino, e sicuramente hanno voglia di portare a casa un trofeo, anche perché il posto in Champions inizia a essere per loro una cosa abbastanza distante. Sì, anche perché poi la finale di Coppa, anche solo la finale di Coppa Italia ti porta comunque soldi, perché vai a fare la Supercoppa italiana, insomma. Esatto. La Fiorentina non ha altre opzioni per arrivare alla Supercoppa. Sì, diciamo che anche per chi è rimasto in Coppa e viste le difficoltà che stanno avendo tutte le squadre che sono in Coppa, sì, forse proprio l'Atalanta è quella che è un pochettino più in forma insieme alla Fiorentina, perché la Juve è in crollo totale dall'altra parte, insieme alla Lazio che comunque non ha un momento difficile. Sì. Però, insomma, diciamo, possono vincere veramente tutti, come mai fosse successo in Coppa Italia questa. Quindi, e comunque la Coppa può valere il posto in Europa League, quindi sì, infatti. Oltre a vincere un trofeo che la Fiorentina manca insomma da tanti anni, quindi io credo che un pochettino la testa alle coppe ce l'abbiano, mettiamola così. E dall'altra parte però insomma c'è un Milan che sicuramente sta soffrendo determinate squadre in questo momento, a livello difensivo non è solidissimo, e questo Beltran può essere molto, molto forte, cioè l'assenza di Theo Hernandez per loro è sempre un grande problema. Sì. Quindi sicuramente in questo senso Beltran può inserirsi nelle difficoltà di giocatori come Florenzi e Calabria, che già a livello difensivo non sono proprio fantastici. Mettiamo pure che uno dei due giocherà fuori ruolo, perché giocherà a sinistra. Sì. E eccola là che ti ritrovi in una situazione sicuramente di difficoltà. E Ranieri può sfruttare, diciamo, i calci piazzati, anche se lo vedo più come voto in questa partita, come solidità difensiva, proprio il fatto che magari lo stesso Leao non abbia il supporto di Theo Hernandez può mettere meno in difficoltà e dare un po' più di forza a un giocatore come Ranieri, e magari portare a casa un punto, perché poi il Milan in realtà gol da piazzati di testa ne prende pochi, quindi Non vedo molto il bonus, vedo invece un buon voto, una buona prestazione. E Belotti, secondo me, è un giocatore che, ve lo devo dire, secondo me ormai abbiamo capito che non è più quel cecchino d'area di rigore, sì. È un giocatore che semplicemente cerca di dare tanto alla squadra, mettiamola così, aiuta tanto, supporta la squadra, a livello realizzativo. A livello realizzativo è calato indubbiamente tanto. È un attaccante che da poco a livello realizzativo, è un attaccante che al fantacalcisticamente parlando serve a poco. Sottile, hai già detto tutto tu, un giocatore totalmente discontinuo. E poi appunto diciamo nel Milan invece parlavamo prima appunto dell'assenza di Theo Hernandez e di Calabria e Florenzi, l'abbiamo messi negli sconsigliati perché comunque non credo che porteranno, o comunque potrebbero non portare il voto, anche la sufficienza. Abbiamo messo certezze perché insomma Pulisic sta giocando anche forse più di Leao, ancora più decisivo di Leao ultimamente, almeno a livello realizzativo, e Giroud insomma torna dopo in questo rush finale, poi vedremo se andrà via o meno, ci sono tante voci,
però insomma è una certezza del Milan, anche a livello di rigori abbiamo detto prima, ma comunque un giocatore che segna tanto. Abbiamo messo da come scommessa Adli, perché comunque in questo periodo post nazionali anche Bennacer non è al meglio, poi abbiamo comunque c'è Reinders, però Adli ultimamente quando gioca sta giocando molto bene, quindi potrebbe comunque portare un voto, magari anche un assist. E beh, Pulisic ha detto tutto, tu, giocatore in questo momento superiore a livello proprio di intelligenza di gioco, magari meno appariscente di Leao, però è un giocatore che sta portando veramente tanto, fa le cose giuste al momento giusto, e secondo me contro la Fiorentina è proprio una di quelle partite in cui lui può essere veramente determinante. E Giroud arriva riposato, qualcosa delle nazionali, fresco, senza insomma, in un momento buono, una partita su cui cercherà appunto di incidere, e anche se magari in base a chi schiererà la Fiorentina, ecco, di testa sicuramente la Fiorentina ha Milenkovic che è molto forte, però secondo me Giroud è un giocatore che in questa partita può fare, cioè dovessi scegliere due marcatori del Milan, scegliere di questa partita, scegliere Pulisic e Giroud. Chi potrebbe segnare di due nomi, sì. Pulisic e Giroud. Sì. Proprio i due giocatori che possono mandare più in difficoltà la Fiorentina, più anche forse più di Leao. Di Leao. Adli, sì, è una partita, è un giocatore che sta in forma, sta crescendo, e comunque lo teniamo scommessa perché da questa partita può uscirne benissimo, come potrebbe uscirne malissimo, perché la Fiorentina è la squadra che pressa meglio in Serie A. Sì, però è una squadra che se l'avversario è in momento di forma buono, ecco, proprio quella che ha il desiderio di pressing alto può diventare un grandissimo problema, perché poi se Adli è bravissimo magari a cercare e a trovare quella verticalizzazione con i giocatori che è al Milan, facile anche da trovare rispetto magari ad altre squadre, che li può mandare in difficoltà. Perché sì, magari abbiamo visto tante volte la Fiorentina giocare altissima, quasi sulla linea a centrocampo, però è una cosa buona, ma può diventare una cosa negativa. E Adli con la sua capacità di verticalizzare, quindi con la palla magari filtrante importante, può diventare un giocatore fondamentale in questa situazione. E quindi sì, potrebbe uscirne benissimo, però mi tengo comunque un po' il rischio, perché è un giocatore che se dovesse andare in difficoltà sul pressing, invece potrebbe uscirne anche abbastanza male. Sì. E Calabria-Firenze, ho detto prima, è una partita rischiosa. Oltretutto, gli esterni della Fiorentina sono esterni forti. Gonzalez è un esterno forte di base. Sottil è un giocatore che comunque prova a saltare l'uomo, quindi rischi che ti manda in difficoltà, anche se magari non fa la partita perfetta, comunque ti costringe a non giocare bene. Sì. Andiamo sulla terz'ultima partita, che è Bologna-Salernitana, che è arbitrata Feliciani. Eccolo qua, ecco Feliciani. Ok, Feliciani, possiamo vedere subito cosa salta subito all'occhio, un numero di media di falli veramente basso. È un arbitro che fischia davvero poco, da pochi gialli, 3,44, e mediamente, visto che ha arbitrato 9 partite, possiamo dire serenamente che dà anche pochi rossi. Quindi un arbitro che per quanto riguarda la parte, diciamo, disciplinare, è permissivo, diciamo. La partita non mi aspetto una partita tesissima, mettiamola così. Cioè, la Salernitana a dichiarazioni dice ancora di provarci a mille, ecco, tutto quello che vogliamo, però ecco, la squadra qua. Vabbè, sì, l'idea è che comunque possa, voglia chiudere, cercare di chiudere al meglio, ma insomma non più di tanto, non più di oltre di questo. E quindi, insomma, non è una partita tesissima, però ecco, sicuramente l'arbitro non dà tanti cartellini, non mi aspetto questo grandissimo numero di cartellini, quindi sui gialli, sui rossi possiamo stare abbastanza sereni, secondo me, anche perché l'ultimo rosso comunque l'ha dato a livello di partite arbitrate abbastanza recentemente, quindi statisticamente non dovrebbe dare rossi, la partita non dovrebbe portarlo ad essere troppo, diciamo, incisivo a livello di cartellini. A livello di rigori ne ha fischiati due. Come media è leggermente basso, ma neanche troppo, però l'ha fischiato uno nell'ultima partita che ha arbitrato. Questa non è una partita, ecco, di quelle proprio che potrebbe portarlo a fischiare un rigore, quindi secondo me, ecco, nel dubbio non lo darà.
poi ovvio, come al solito, se vuole evidente, vabbè, certo, sì, pure sì, il VAR, evidente sì. Però nel dubbio non fischierà non, il gol. Ok. E ci andiamo a vedere subito anche i consigliati e sconsigliati. Abbiamo messo Orsolini e Ferguson nel Bologna come certezze, perché comunque sono Ferguson, lo vediamo, insomma, ha avuto qualche piccola incertezza magari a inizio stagione, ultimamente sta crescendo tanto. Orsolini è vero che nell'ultima partita ha sbagliato un gol clamoroso e magari si vorrà riscattare, però al di là del gol clamoroso sbagliato, a livello fisico l'abbiamo visto anche in nazionale, insomma, anche l'assist per Barella, quindi è caldo, è in forma e quindi ci puntiamo. E stesso discorso per Christiansen, che abbiamo visto anche ultimamente, se non sbaglio viene da 8 partite in cui ha avuto la sufficienza, quindi insomma in questo momento è un periodo positivo. E abbiamo messo Posch, che insomma tanti si aspettavano gol a grappoli dopo i 6 dell'anno scorso, non li ha fatti, chissà che non possa magari fare il primo in questa partita. Comunque la partita, come diciamo prima, a livello sulla carta è fattibile, quindi si potrebbe puntare anche su di lui. Abbiamo messo uno sconsigliato, abbiamo messo Castro, che non dovrebbe giocare titolare perché dovrebbe giocare Odgaard in assenza di Zirkzee, però insomma è chiaro che parliamo di un giovane che viene dall'Argentina e quindi magari potrebbe non fare la partita che uno si aspetta e quindi potrebbe essere l'unico sconsigliato. Beh sì, il Bologna affronta questa partita e allora inizierà secondo me a sentire un po' il peso delle aspettative, perché finora non ce l'ha avute. Però è anche vero che la Salernitana in un altro momento magari sarebbe andata lì anche per portare a casa il punticino. Oggi come oggi, se davvero punta a salvarsi, va lì per portare a casa i 3 punti, sì, perché col punticino non ci fa niente, vista la classifica attualmente. E questo sarebbe un grande vantaggio per il Bologna, affrontare una Salernitana che va a giocare per vincere e non cercando di chiudersi, mettendo in difficoltà magari e portando risultato. La Salernitana ha cambiato nuovamente allenatore, forse Colantuono cercherà magari un po' più di ma non è una questione, Colantuono non è un allenatore offensivo, non sì, l'è mai stato, però se vuoi raggiungere un obiettivo, ecco, con i punti che vabbè, sono rimasti non puoi certo andarti a portare, dovresti vincerle tutte, forse sì, ci potrebbero anche provare, però il punticino veramente serve a poco in questo momento per alzare le aspettative di questa stagione della Salernitana. Ecco, una vittoria sicuramente potrebbe dare qualche speranza. E bisogna vedere tutto il calendario, insomma, forse anche per ripartire potrebbero puntare a un pareggiotto, che potrebbe essere anche un modo per rinvigorire un po' l'ambiente. Però sicuramente Bologna viene da un momento di grande sicurezza, i giocatori sono in fiducia, vogliono portare a casa questo posto in Champions e hanno la testa solo qui. Sì, ormai sì, non hanno altre distrazioni. Non hanno altre distrazioni, i giocatori sono in fiducia e che altro dire, i giocatori come e Ferguson. In realtà li consigliamo quasi tutti, perché è una partita in cui il Bologna è sempre pericoloso, perché poi è vero anche questo. I voti sono bassi per forza, cioè quelle sono quelle partite che sono comunque pericolose, perché se poi la Salernitana dovesse riuscire a portare a casa uno 0-0, sicuramente quelli voti del Bologna saranno bassissimi, sì, e soprattutto in attacco. Però non credo, onestamente non credo, non credo proprio che possa finire così. Quindi sì, Orsolini, Ferguson sono giocatori che, per come viene impostata la partita, potranno appunto colpire con la loro qualità una Salernitana che sia chiusa o che sia magari un po' più sbilanciata. In entrambi i casi, con le caratteristiche che hanno Orsolini e Ferguson, sia di tiro da fuori che di capacità di inserimento, possono essere due giocatori molto pericolosi. Posch e Christiansen spingeranno tanto. E questo sicuramente sarà una delle armi principali che cercherà di sfruttare Thiago Motta. Sì, se bisogna sconsigliare qualcuno, ecco, sicuramente il giocatore inesperto, più in difficoltà, che può andare un po' più in affanno, è Castro, però insomma non... È proprio per dare uno sconsigliato in realtà, sì. Sì, ecco, sicuramente ecco, può trovarsi in difficoltà nella difesa... Magari subentra, non incide come deve, magari prende un 5,75, un 5,5, quindi... Castro è un giocatore...
giovane, loro dall'altra parte hanno dei difensori esperti, anche se con grande Sì. difficoltà, e sicuramente non vorranno farsi, diciamo, prendere in giro da un ragazzino appena arrivato, ecco. Dall'altra parte, che dire, Salernitana, ecco, sì, sicuramente Castanossa è un giocatore di quelli che sta provando a fare qualcosa, Sì, è uno diciamo, ecco, dei così, pochi, è uno basta dei fare capre e pochi. cavoli, come si dice, e, con la sua Possesso c'ha qualità. Lo una, sì. stesso Ciauna può essere, sì, comunque un giocatore che può provare a mandare in difficoltà la difesa del Bologna, che comunque è solidissima, quindi da vedere, da capire. Candreva in calo, abbiamo detto ieri nel video di ieri, appunto, di come sia giocatore centrale, appunto, però quando è in calo lui la Salernitana finisce, Eh e sì, questo perché è un purtroppo po' il fulcro del gioco. è in calo evidente, e quando poi cala lui sparisce proprio, perché non ha più neanche quella gamba di quando era più giovane, che magari lo Sì. faceva essere più presente. Adesso quando sparisce, sparisce proprio. Poi quando c'è è fantastico, non c'è, c'è per niente, e questo dentro non c'è. No, in effetti sì, per questo abbiamo messo anche Bradaric che comunque c'era qualche aspettativa in più su di lui, però è un po' è stato coinvolto insomma dal movimento della Salernitana e anche lui non sta facendo più, sta facendo veramente poco. Bradaric è quel classico giocatore che, oltre a dare magari quel po' di spinta, aiuta molto anche sul possesso, no? È un giocatore utile per quello. Sì. Perché sono pochi i giocatori del suo ruolo che riescono ad aiutare anche bene la squadra nel possesso, cioè non ha solo gamba, ha anche una discreta qualità. Il problema è che domani la Salernitana non farà possesso, perché se c'è una cosa che il Bologna non gli permetterà di fare, fa possesso No, palla. infatti, sì, infatti. Quindi Quindi. rischia di trovarsi in grossa difficoltà. E andiamo sulle ultime partite. Abbiamo Cagliari-Verona, arbitrata da Doveri. E Qui ci eccolo qui. buttiamo proprio nella lotta salvezza, bella quella sanguinolenta. E hanno messo uno degli arbitri più esperti. Queste sono le partite, forse sono più difficili dei big match, perché Sì. qui per certi versi ci si gioca davvero. Sono due delle sette squadre, se vogliamo togliere la Salernitana, coinvolte nella lotta retrocessione. Doveri è un arbitro che ha uno stile di arbitraggio in cui fischia discretamente un buon numero di falli, però poi non dà tanti cartellini gialli. E al contrario ne dà una marea di rossi. Sì. Quindi è una gestione dei cartellini un po' particolare, mettiamo così, soprattutto nella stagione attuale, mettiamo, per dirlo semplice. E quindi ha dato ben 5 cartellini rossi, sono davvero tanti. Domani è una partita tesa, va detto che insomma i primi cartellini rossi li ha dati all'inizio, tutti insieme, ha dato una serie di cartellini, ha sfilza dei cartellini all'inizio della stagione, e poi si è un po' calmato, si è un po' Calmato. placato, e quindi in realtà potrebbe anche essere una buona partita per tornare, anche per come si presenta la partita, mettiamola così, a dare un cartellino rosso. Quindi un po' di attenzione su questo ce l'avrei. Sui rigori ne ha dati solo due, discretamente sotto media, e non fischia un rigore dal 3 dicembre, da Lecce Bologna. Ha arbitrato altre 6 partite in mezzo e non ha dato nessun rigore. Ok. Quindi potrebbe essere anche in questo senso una partita da rigori, per come si arriva a questa partita, per che partita è, per la tensione che c'è. Ci potrebbe essere in entrambi i casi un finale concitato, in cui una delle due squadre proverà ad attaccare più dell'altra e si chiuderanno in area. Lì ci saranno situazioni sicuramente ambigue da valutare. Quindi è così. Occhio ai rigori, attenzione. E andiamo a vedere appunto i consigliati e sconsigliati. Abbiamo messo Gaetano che rientra dopo l'infortunio e prima dell'infortunio aveva fatto benissimo. Abbiamo messo Dossena e Oristanio, anche se Oristanio potrebbe non partire titolare, però lo sappiamo che anche quando subentra, anche lui è tornato da poco, da pochissimo dall'infortunio, però sta ricominciando a riprendere anche perché poi comunque non è un giocatore di grande stazza, quindi entra subito in forma, è un giocatore che può cambiare le partite. Dossena, lo dicevamo anche tempo fa in un altro video, assieme a Mina, che
che poi comunque è in dubbio, ma comunque la partita si gioca lunedì, quindi dovrebbe recuperare. E quindi Dossena con Mina sta giocando molto meglio, si sta rivelando come uno dei difensori migliori di quella zona di classifica, mentre Augello è un po' il punto debole, non è quello che abbiamo visto anche la Sampdoria l'anno scorso, dove si è salvato lui, anche nonostante l'ultimo posto della Sampdoria, e è in calo e non è lo stesso giocatore, diciamo. Beh, sì, abbiamo un giocatore, Gaetano, che è in grande forma, e è un giocatore, questi giocatori qui con Ranieri riescono sempre ad avere quella libertà di pensiero e di tattica che gli permette di rendere bene, e questa può essere una partita proprio adatta a lui, al modo di approcciare che ha lui, alle capacità balistiche, insomma. Tanti buoni motivi per metterlo, sia perché è in fiducia, sia per le caratteristiche della partita. E Dossena e Oristagno sono giocatori in un buon discreto momento, perché comunque parliamo di squadre che rendono sempre con un po' altalenanti, mettiamola così. E Oristagno per lo stesso motivo di Gaetano, sostanzialmente, una partita che potrebbe portarlo magari a poter fare la giocata di qualità e che contro magari un Verona in un momento che si chiude, o anche in ripartenza, comunque con le difficoltà difensive del Verona. Dossena, perché è un giocatore esperto in questa stagione, comunque ha portato tanti bonus, e potrebbe essere la partita giusta. E dall'altra parte Augello invece potrebbe andare proprio in difficoltà contro appunto un Verona che è diventato con i cambi a gennaio una squadra molto dinamica. Quindi lui potrebbe soffrire il fatto che, insomma, non è un giocatore per il ruolo che ha, non è dinamicissimo, è dinamico ma non è dinamicissimo, sì. E potrebbe un po' soffrire un pochettino questa situazione, oltre al fatto che non è assolutamente in un gran momento di forma. E poi abbiamo nel Verona, invece abbiamo messo Duda come certezza, perché comunque ha avuto quel periodo in cui ha avuto due espulsioni vicine, poi pian piano si è sistemato, insomma, forse anche col nuovo modulo si è trovato meglio, quindi sta giocando bene. Abbiamo messo invece Montipò e Centonze, che ha tolto il posto, forse non era difficile, ma insomma ha tolto il posto a Ciacciua, che ecco, era comunque un terzino adattato, è un terzino un po' più esperto, insomma, viene dalla Ligan, fatto discretamente nelle ultime partite, quindi lo mettiamo come scommessa. E Lazovic e Coppola. Lazovic anche lui è calato tanto, nonostante stia giocando più avanti rispetto a come eravamo abituati negli ultimi anni, però non riesce a incidere come faceva prima. E Coppola non sta giocando, non è un difensore, insomma, anche magari uno che potrebbe prendere qualche giallo, come dicevamo prima, insomma è un giocatore comunque abbastanza falloso, che secondo me può rischiare in questa partita. E allora, che dire? Sì, Duda è un giocatore che sta in questo momento, sì, un giocatore che è un po' una certezza del Verona, che si sta trovando benissimo appunto in questa impostazione che sta avendo adesso, in questa risalita che ha fatto un po' il Verona, e ha preso fiducia ed è sicuramente un giocatore da tenere in considerazione in una partita come questa, dove conterà molto proprio la solidità e il sapersi muovere in campo in maniera intelligente, insomma, caratteristiche che lo potrebbero mettere in risalto, no? E Montipò sicuramente, appunto, abbiamo detto prima, Gaetano Oristagno probabilmente, o comunque i giocatori del Cagliari qualche volta proveranno la giocata da fuori, e quelle poi sono situazioni in cui proprio il portiere magari si può esaltare, no? E quindi sì, rimane una scommessa, nel senso che chiaramente il rischio è anche l'opposto, però è così, può essere una partita in cui si trova anche nella condizione di rendere bene e portare a casa una buona prestazione. Potrebbe non essere una partita da tanti gol, non è detto che appunto se nel finale dovessero stare entrambe in parità non scelgano la via, non è che gli porti grandissimi risultati, però insomma muovere la classifica, però si muove la classifica, meglio due feriti, i famosi meglio due feriti che un morto, sì,
Quindi boh, potrebbe anche essere una possibilità. Cento Onze è un giocatore, appunto, come ho detto prima, questi giocatori di esperienza sono in queste partite, sono sempre, quando stanno bene, ecco, sono giocatori che portano sempre qualcosa di buono. Lazovic, secondo me, giocando più avanti non guadagna niente, perché è un giocatore che ha bisogno di avere Di campo campo, sì. anche. E lui così non ne ha, fa fatica, rischia di non essere incisivo e di andare in difficoltà. Dall'altra parte poi vediamo Coppola pure, che è un giocatore che se dovesse appunto arrivare a un certo momento della partita in cui il Cagliari, sappiamo, il Cagliari è grande, forte molto nei finali a portare tanti uomini in area, e Coppola potrebbe andare tanto in difficoltà, perché poi quando arrivi con i tagli dei centrocampisti è un giocatore che va in difficoltà, può soffrire, e gli attaccanti del Cagliari sono tutti attaccanti pericolosi e difficili, sono veramente insidiosi, perché Luwumbo è veloce e fisico, la Padula è quel giocatore esperto Che si sa muovere in aria. che si sa muovere e che per un difensore è sempre difficile da affrontare. Per la Padula penso che sia uno di quei giocatori che è sempre difficile da affrontare, perché si sa muovere, è furbo, e in una partita così può soffrire tanto Coppola, sì. Allora poi andiamo alle ultime tre partite. Abbiamo Sassuolo Udinese, c'è Fabbri. Vediamo Fabbri, il suo score stagionale. Eccoci qua, Fabbri ha arbitrato 9 partite in questa stagione, fischia mediamente pochi falli, dà pochi gialli e pochi rossi. È proprio coerente, molto lineare, assegna, diciamo, tendenzialmente un numero di rigori leggermente sotto la media, ma non eccessivamente. Diciamo che è una partita tesissima, però l'Udinese un pochettino ultimamente è riuscita a tirarsi un po' fuori, mettiamola così, da quel baraonda che c'era qualche No. settimana fa. Però ecco, non è che sia tirata fuori del tutto, sia un po' No, beh, assegnata. comunque sono entrambi in lotta, quindi lotta piena. Sì. E diciamo che all'Udinese potrebbe anche giocare per un pareggio il Sì, ne ha Sassuolo. fatti tantissimi l'Udinese quest'anno, quindi. Sassuolo, se non vince questa, potrebbe far fatica poi a uscirne. Bene, e quindi sì, non si prospetta una partita, anche perché comunque lui ha fischiato l'ultimo rosso appena 3 partite fa, quindi non dovrebbe essere, però siamo ancora al momento di dire ok, forse questa volta il rosso lo do, quindi siamo lì, però quindi non dovrebbe essere una partita da rosso, però per la tensione che c'è potrebbe diventarlo. E Sì. non dovrebbe essere neanche una partita da calcio di rigore, lì, anche lì è rimasto a 3 partite fa con l'ultimo rigore assegnato, e quindi non dovrebbe essere una partita da rigore, però è, come detto, una partita talmente tesa che non è difficile dire con certezza, mettiamola Lui così. diciamo normalmente è abbastanza lineare in questo, non Sì, è abbastanza diciamo. lineare quei gialli, non ha mai dato più di 5 gialli nella stessa partita, mai in questa stagione, ed è Ok. poco. Cioè, considerando che ci sono arbitri che di media sono sopra i 5, che hanno dato Sì, anche 10 infatti. gialli Lui nella invece stessa non l'ha mai partita, superato. lui non ha mai superato i 5 gialli in una partita. Questa E potrebbe essere una partita in cui succede, però nel senso che è molto tesa, quindi che dire. andiamo sui consigliati, scommesse e sconsigliati. Abbiamo messo Pinamonti perché comunque senza Berardi ormai si deve affidare a lui, il Sassuolo che comunque volendo anche rigorista. Abbiamo messo Racic che nelle ultime partite, anche proprio con Ballardini, è cresciuto tanto. E l'ha piazzato lì davanti alla difesa e sta facendo bene. Pedersen come scommessa perché comunque sul lato destro, ormai che Tolian è fuori da un bel po', lui comunque si sta mostrando come un buon giocatore. Ballardini sta puntando tanto su De Frel proprio a destra come vice Berardi, diciamo, però insomma De Frel anche lui forse è un giocatore che ha il meglio già lo ha dato in passato e Bairami per la stagione che comunque sia titolare o alternativa non fa quasi nulla ormai, quindi da sconsigliare. Sì, il Sassuolo giocherà contro un Udinese che è molto atletica, fisica, in un momento anche di gamba importante, quindi, però
però è un Udinese che ha delle fragilità, come la facilità a prendere gol di testa, e in questo senso Pinamonti può essere un giocatore importante, attenzione, e se anche la sofferenza a quei giocatori che loro prestano bene, con i giocatori dell'Udinese, sono dinamici e prestano bene, ma quando poi si trovano davanti un giocatore che magari è bravo nel gestire la palla e organizzare il gioco, fanno più fatica poi e corrono molto a vuoto e vanno in difficoltà. In questo senso Rašić può essere quel tipo di giocatore lì e diciamo mandare un po' in difficoltà l'Udinese. In quanto riguarda invece Pedersen, è un giocatore appunto che con comunque la sua capacità di spinta, come abbiamo detto, loro soffrono i gol di testa, la qualità dei cross di Pedersen comunque è discreta e può essere una situazione diciamo in cui l'Udinese va in difficoltà, mettiamola così, dovrà stare un po' attenta a come va sul fondo, potrebbe portare a casa, non nego, un po' l'assist di Pedersen potrebbe essere una cosa su potrebbe cui starci, sì. Potrebbe starci. Mentre i giocatori che soffrono di più contro l'Udinese, contro le squadre come l'Udinese, sono proprio questi giocatori che fanno sì della qualità, ma non della qualità di palleggio, della qualità, diciamo, più magari nel saltare l'uomo, nella velocità dei freni. Un giocatore che magari punta molto sulla velocità, anche se non è manco più quello. Un Ormai giocatore no, sì. che voi, boh, non lo so, non capisco perché giochi ancora, a questo punto mettesse Volpato, però va bene. Però Un po' ecco, più di esperienza vuole. sì, un po' più di esperienza, però secondo me la Però squadra. sì, no, concordo, anch'io avrei metterei Volpato, però insomma Ballardini è più portato, vuole più giocatori appunto di esperti. E Bakrami, anche lui c'ha, Bairami c'ha questa capacità di avere quei 2-3 exploit stagionali, poi tanto fumo, poca roba, poco niente. Ecco, queste non sono proprio le partite per questi giocatori qua, No, mettiamola così. infatti. E invece nell'Udinese abbiamo messo Toven, che è una certezza, insomma, quest'anno in cui l'Udinese non ha più De Lofeu, lui si è piano piano imposto e quindi ormai è una certezza. Ho messo scommessa Ferreira perché comunque anche adattato a destra, centrale braccetto destro ormai, lui comunque è un esterno che però si sta adattando bene, come abbiamo visto anche in tanti altri casi, forse gli ex esterni da braccetti possono far bene, quindi lui sta facendo bene. E Success, che potrebbe forse giocare al posto di Luca, insomma, Luca, vediamo se recupererà. Insomma, la partita anche qua si gioca lunedì, quindi il tempo volendo ci sarebbe. E Success, ovviamente, non è un giocatore da fantacalcio, come lo stesso Paiero, che insomma ha fatto un gol quest'anno, però poi ha fatto prestazioni normali, ma niente di che, anche lui qualche cartellino, quindi non è un giocatore fantacalcistico. No, no, diciamo che l'Udinese in questo momento è in buona forma. Toven, quando la squadra gira, è un giocatore che poi si esalta. Gli altri corrono e lui fa il suo, con la qualità Porta che la qualità. ha intorno a tanta gente che corre, e a lui viene chiesto un po' meno, diciamo, lavoro, e questo lo libera un po' mentalmente. È un giocatore che quando sta in forma diventa molto pericoloso, perché le qualità per essere un grandissimo giocatore le aveva, lo sappiamo. Sì, sì, L'abbiamo sì. visto tutti quanti. Si è perso, però quelle qualità le ha ancora. Nel momento in cui le cose girano, le tira Lui fuori. fa vedere. E Ferreira è un giocatore, è il classico giocatore poi che viene adattato un braccetto di difesa, e grazie anche alla velocità che ha per il suo ruolo Sì. originale, in realtà è utile, perché il braccetto veloce è sempre utile. Ha anche una discreta qualità di impostazione, e questo potrebbe aiutare molto nel gioco, insomma, dell'Udinese, e quindi sì, è un giocatore assolutamente in condizione, che sta cambiando un po' anche il suo gioco, sta crescendo, evolvendo, e mentre Success ormai diciamo che ci ho un po' rinunciato, nel senso, era un giocatore che un po' mi ispirava all'inizio a me, poi ho capito che pure lui, ecco, è un altro con tanto tanto fumo che Tanta poco. velocità, ma poca concretezza. Esatto, e insomma, Paiero pure lui un po' troppa discontinuità, e potrebbe non essere, anzi, proprio la partita per lui, perché comunque il Sassuolo dovrà per forza di cosa riprendersi,
e lui cercherà di fare il suo gioco, potrebbe andare in difficoltà anche nel tentativo, insomma, di inserirsi, e potrebbe essere portare, diciamo, facilità invece al gioco del Sassuolo, che potrebbe appunto trovarsi un po' trovare l'Udinese un po' scoperta col Pagliaro che magari si lascia un po' troppo andare, mettiamola così. Sì. Andiamo su Lecce-Roma. Lecce-Roma, l'arbitro è Marcenaro. Vediamo lo score di Marcenaro stagionale. Eccoci qua. Marcenaro è un arbitro appunto che è stato utilizzato 9 volte, quindi nella media, utilizzato, sfruttato abbastanza. Fischia mediamente pochi falli, ma con un discreto numero di gialli, non eccessivo. Bassino, ma non troppo. Mettiamo che fischia quello che deve fischiare, mettiamola così. E ha dato 2 cartellini rossi per ora Marcenaro. Quindi un arbitro comunque che rimane tutto molto nella media, si tiene sempre tutto molto nella media. Invece dobbiamo dirlo, insomma, ha un buon numero di rigori, anche ben distribuiti. Quindi ecco, che non sì, è facile a fischiare il rigore, non si fa pregare, mettiamola così. Ok. Quindi potrebbe esserci anche in questa partita. Sì, potrebbe esserci anche in questa partita un rigore, chiaramente poi bisogna vedere, insomma, la partita è tesa perché sono 2 squadre entrambe in piena lotta per il loro obiettivo. Il Lecce gioca in casa, proverà a portare a casa anche bottino pieno probabilmente, quindi potrebbe lasciare anche qualche spazio di più. E la Roma è una delle squadre che ha ottenuto più rigori a favore in questa stagione rispetto, insomma, alle altre. E anche il Lecce ha comunque giocatori bravi nel saltare l'uomo, non so se Banda recupererà, È da valutare, sì, da vedere. Quindi comunque con la sua capacità di saltare l'uomo può essere un giocatore che porta l'arbitro poi a fischiare il rigore, ma non c'è solo lui, c'è Anquist, c'è Oden, insomma, questa capacità di costringere l'avversario alla difficoltà c'è, e quindi la possibilità di rigore è da tenere in considerazione sicuramente. Andiamo sui consigliati e sconsigliati. Abbiamo messo Gallo e Falcone, l'abbiamo visto anche nell'altro video. Insomma, Gallo è uno dei crossatori migliori del campionato e Falcone è uno dei migliori portieri del campionato, soprattutto tra quelli delle zone basse. E quindi sono delle 2 certezze del Lecce. Anche quando il Lecce non andava benissimo con D'Aversa, loro si salvavano sempre. Anquist lo aspettiamo, perché in effetti ha iniziato bene, aveva segnato la prima giornata, poi piano piano si è perso, e quindi ci aspettiamo magari un riscatto da parte sua. Ramadani è uno, come spesso capita ai giocatori di quel tipo, da cartellino giallo, insomma, non è più. Anche lui aveva iniziato bene, poi ha avuto tanto crollo. E proprio Banda lo abbiamo messo più per le condizioni fisiche, perché in realtà le caratteristiche, come dicevi tu, potrebbero dar fastidio alla Roma, però non è al meglio, e quindi questo potrebbe essere un fattore importante. Beh, in questo senso, tornando a Banda, ritorniamo anche un po' sul discorso di quello che poteva essere Sottil, un giocatore che comunque costringe gli avversari, magari che si trovano davanti, a giocare male, nel senso che chiaramente devi stare attentissimo a non farti prendere alle spalle, devi stare per la grande velocità, per la capacità di saltare l'uomo, non farti trovare troppo con troppo spazio, ci deve essere sempre il raddoppio e tutto quanto. Però è un giocatore che poi concretamente alla fine spesso va in difficoltà, non riesce spesso a chiudere bene quello che magari crea, e quindi poi non è un giocatore che sta mostrando, anche se molto giovane, può crescere in questo senso. E per quanto riguarda Ramadani, è un giocatore che contro la nuova Roma può andare molto in difficoltà. Contro forse la Roma vecchia era uno di quei giocatori che avrebbe potuto metterla più in difficoltà, perché una Roma che va più passiva, lui avrebbe potuto sfruttare, essere più tranquillo nell'impostazione. Invece così dovrà Rischia di avere molto meno tempo per pensare, diciamo, alla meno fine. tempo per pensare, e soprattutto dovrà rincorrere gli avversari, che è una Sì. cosa che un po' fatica un po' di Vabbè. più a fare rispetto ai suoi compagni di centrocampo, che sono un po' più
adatti a questo tipo di gioco. E dall'altra parte abbiamo una Roma che soffre tantissimo i terzini avversari, e lì Gallo con le sue grandi capacità può inserirsi, e sicuramente l'abbiamo visto, la Roma ha sofferto Bellanova, ha soffre i cross dal fondo di chiunque, anche in Europa, quando il giocatore va sul fondo riesce a crossare, la Roma poi va in difficoltà anche nei duelli aerei, insomma. Gallo è una certezza del Lecce, uno di quei giocatori che anche quando il Lecce cala sta sempre lì, e quindi sicuramente è un giocatore che può tirare fuori l'assist e la prestazione. Falcone tira fuori la prestazione sempre, sì. Figuriamoci in una partita in cui probabilmente verrà abbastanza bersagliato, come potrebbe avere anche un bel voto, magari anche a fronte di uno o due gol subiti, ma comunque con un voto molto più alto del normale. Attenzione, Falcone, la Roma potrebbe, che ne so, avere un rigore a favore, non è detto che ci sia Dybala. Se non c'è Dybala, sì, gli altri non ha queste grandi certezze là dietro, quindi attenzione sui tiratori della Roma, perché poi c'è Paredes. Sì, ultimamente li sta tirando lui più di meglio di Lukaku, perché Lukaku ormai ha 2 su 2 con la Roma, sbagliato, esatto. Una certezza al contrario. Al contrario. Quindi sì, diciamo che Paredes non è che è forte a tirare i rigori, però ecco, non è Dybala. Non c'è neanche Pellegrini, che è squalificato, quindi. Sì, appunto, manca anche Pellegrini. Se mettiamolo il rigore, lo dessero in un momento in cui Paredes non è in campo, sicuramente tiratore che potrebbe essere un giocatore sicuramente non abituato. Sì. O comunque in difficoltà, mettiamo un Lukaku. Anquist è un giocatore che ha messo in difficoltà la Roma già all'andata. Sì, è una di quelle partite, poche partite che ha fatto bene nelle prime giornate. Sì, esatto, andrà sicuramente a essere pericoloso per le caratteristiche tecniche sue e degli avversari che si trova davanti, quindi un giocatore interessante, anche se può, anche lui essendo molto discontinuo, per caratteristiche potrebbe essere pericoloso, però te lo teniamo come scommessa, non come certezza, proprio perché poi se invece becca la partita negativa, in realtà potrebbe essere invece un'arma a doppio taglio, mettiamola così. Sì. E nella Roma abbiamo messo come certezza Mancini, perché comunque, al di là della partita di Firenze, dove poi è uscito dopo una mezz'oretta, le altre partite sta giocando bene, poi, diciamo, è uno che comunque colpi di testa sui calci da fermo è sempre pericoloso storicamente, e potrebbe far male in questa partita. Abbiamo messo Aouar e Ndicka un po' per lo stesso motivo di Mancini, e Aouar perché comunque o potrebbe giocare al posto di Pellegrini, o addirittura, come è successo qualche settimana fa, giocare anche più avanzato, proprio perché dicevi Dybala in dubbio, ci potrebbe essere Baldanzi, però insomma vediamo. E comunque è cresciuto anche lui con De Rossi, non a livello di Pellegrini, anche perché ha giocato meno, però è un giocatore talentuoso che può fare bene. E abbiamo messo Bove perché... degli sconsigliati, perché comunque è un po' uscito, anche se sta rientrando, sta avendo spazio, però insomma con Mourinho ne aveva molto di più di spazio, e quindi magari potrebbe soffrire un po' questo impiego ridotto, diciamo. Sì, Lecce è una delle squadre in Serie A che subisce più gol di testa. Sì. Siamo da questo statistica importante, ne ha presi 11, la Roma 10. Quindi stanno lì. Quindi stiamo là, però è così, sicuramente il Lecce potrebbe soffrire dai piazzati soprattutto, e quindi dobbiamo vedere un pochettino, anche se potrebbero mancare i tiratori dei piazzati più importanti, Pellegrini e Dybala della Roma, quindi bisogna vedere. Poi Paredes sui corner, pure lui è fortissimo, quindi insomma la Roma quest'anno si è un po' sistemata da questo punto di vista. E quindi sì, Mancini è una sicurezza, d'altra parte però... Ndicka meglio metterlo come scommessa, perché meno bravo appunto a livello realizzativo di Mancini, sì. E dovrà essere stra mega concentrato, perché come al solito gli arriveranno 1500 cross dal fondo, lui dovrà stare sempre lì a tenere la marcatura, e fa un po' più fatica di Mancini in questo senso. Aouar è buono come scommessa, perché tra i giocatori della Roma è uno di quelli discontinui, però è uno che tira fuori il più 3 nel momento magari in cui non te lo aspetti, ti segnano 3 gol, cioè ha giocato pochissimo, sì, in meno di 10 presenze, o comunque tanti spezzoni, tanti spezzoni, veramente...
è lì, si inserisce, non ha paura di farlo e quindi è un giocatore sicuramente da tenere in considerazione come scommessa, come detto, solo perché è discontinuo, perché sennò se avesse la continuità probabilmente non sarebbe neanche un panchinaro, forse, non no, so, no, il Pellegrino di oggi è difficile far titolare, però ecco, appunto perché manca lui, lui sarà titolare, da vedere insomma la prestazione. E Bove nel calcio di spalle di De Rossi soffre perché un po' per lo stesso motivo forse per cui soffre Anguissa nel Napoli, sì. Per quanto in maniera diversa Mourinho cercava molto più di dinamismo e la fisicità, De Rossi è meno dinamico e quindi lui perde un po' quella sua capacità, anche se ha ottime qualità e buon inserimento, e forse era anche più tranquillo con la difesa a 3 alle spalle, invece adesso con la difesa a 4 gli viene chiesto di fare spesso anche il mediano, perché quando gioca questa partita no, perché non c'è Pellegrini, quindi potrebbe, però se gioca Aguar sicuramente giocherà più basso e Aguar verrà liberato di più. Però è così, lui prima veniva liberato molto di più, perché magari c'erano sicuramente Cristante e Paredes. Cioè, comunque quel ruolo lì eventualmente se lo farà in futuro, però ci si deve lavorare tanto e forse non lo fa da tantissimo tempo, quindi sì, va non ha più in difficoltà. Quell'esperienza per cui controllare, quindi è un bel rischio in una partita come questa dove Lecce punterà le ripartenze. E lui ha questa tendenza ad andare a farsi a non capire sempre il momento in cui è meglio stare e meglio andare. Andiamo sull'ultima partita che è Inter-Empoli, arbitrata da Dionisi. E andiamo a vedere Dionisi, eccolo qui. Dionisi è stato un arbitro per ora poco impiegato, sei partite solamente arbitrato finora. Però ecco, sicuramente gli viene affidata una partita che non è difficilissima, non è neanche facile, perché qui anche c'è una squadra che si sta giocando tutto, dall'altra parte una squadra un po' più tranquilla che però sicuramente vuole mettere la parola fine a questo campionato il prima possibile, ha tutte le potenzialità per farlo. E oltretutto ormai gli è rimasto solo questo, quindi l'Inter, per quanto abbia praticamente quasi in tasca ormai il campionato, vuole chiudere il prima possibile, naturalmente. Lo chiuderà, vorrà chiuderlo il prima possibile, ma non ha altro a cui pensare, quindi proprio con molta, molta tranquillità giocherà una partita cercando di portare a casa i 3 punti, ma forse anche un po' più di scioltezza e serenità. Un arbitro che fischia tanti falli, ma non tantissimi gialli. Un rosso dato in 6 partite, con le statistiche su 6 partite chiaramente perdiamo un po' quella che è una chiarezza sui numeri che hanno poi gli arbitri, perché chiaramente su 6 partite un rosso può essere un'eccezione, può essere invece una situazione invece che può essere capitata più perché lui magari ha la tendenza a darlo il rosso, no? Comunque la statistica è bassa di rossi, non mi sembra una partita da cartellini rossi. Quindi sui cartellini direi che possiamo stare abbastanza sereni, pure per quanto riguarda i rigori, ha fischiato un rigore solo, quindi stiamo parlando di un arbitro e non mi sembra una partita che possa portare al rigore, anche se pure qui abbiamo una squadra, l'Inter, che ne ha presi tanti tanti a favori per la tendenza che ha ad andare dentro molto velocemente. Di buttarsi in aria molto velocemente porta gli avversari spesso ad andare incontro al fallo proprio per incapacità di riuscire a reagire all'entrata veloce dell'avversario in area di rigore. Quindi sì, questi sono più o meno i numeri. Non credo ai rigori e ai rossi, però ecco, l'Inter è una squadra che può avere i rigori per caratteristiche. Andiamo sulle certezze, le scommesse sconsigliate. Abbiamo adesso Barella e Thuram come certezza, insomma Barella abbiamo visto anche in nazionale in grande forma e Thuram comunque forse ultimamente non in grazia, ma però per la stagione diciamo potrebbe anche dar fastidio all'Empoli, appunto proprio perché lui comunque è molto rapido, la difesa dell'Empoli non è male, però insomma può avere qualche fastidio. Abbiamo visto Bissek. In realtà, non ci fosse stato Acerbi per il discorso dell'eventuale squalifica, avrebbe potuto giocare sicuramente titolare, adesso è in ballottaggio con Pavard,
però comunque Inzaghi abbiamo visto che l'ha utilizzato spesso anche a partita in corso, quindi può essere una scommessa. E abbiamo messo Sanchez come sconsigliato perché comunque potrebbe subentrare durante la partita e non è detto che possa incidere, insomma, quando subentra a volte è inciso ma tante altre volte no, quindi anche lui è il classico giocatore discontinuo, insomma, che conosciamo. Sì. L'Inter, sì, come abbiamo detto, sicuramente vorrà chiudere un po' la situazione, però è anche vero che non è in un grandissimo momento a livello fisico, a livello mentale, un po' ha pagato l'esclusione dalla Champions League, in cui credevano profondamente, secondo me. E sono stati sorpresi anche loro di essere stati eliminati, mettiamola così. E quindi un po' demotivati, poca voglia, quindi può essere una partita in cui l'Empoli, se vuole portare a casa il punticino, ci può provare, mettiamola così. Però ecco, ci sono dei giocatori che magari hanno degli obiettivi anche a livello personale di motivazione, tra questi sicuramente ci sono Barella e Thuram. Thuram perché si gioca anche il posto all'europeo, sta facendo sì. Una grande stagione, vuole concludere bene la stagione, perché sappiamo spesso quanto possa incidere l'ultima parte di stagione sulle decisioni, perché chi è più in forma spesso è più importante, chi è più in fiducia, no? Sì. E quindi sì, sono giocatori poi per come l'Empoli, sicuramente quella dinamicità che loro danno li manderebbe l'Empoli in grande difficoltà, sicuramente. E Bissek, attenzione, perché è vero che non potrebbe giocare Pavard, è vero anche che però Acerbi non lo so se quanto sarà sereno, sì, quello sì. Quindi da vedere se appunto, secondo me, Simone Inzaghi lo mette, perché chiaramente sarebbe una botta non schierare Acerbi titolare dopo quello che è successo, quindi sicuramente lo metterà. Però non è detto che poi sia costretto in qualche modo a dargli un attimino di riposo se dovesse essere preso un po' dal nervosismo, diciamola così. Bissek, sì, è un giocatore che in una partita come questa, dove l'avversario potrebbe essere schiacciato, e potrebbe sfruttare le sue caratteristiche difensive sia a livello difensivo, quindi con un difensore che se ha spazio di campo alle spalle comunque rende bene, perché comunque ha una buona gamba e discreto nell'anticipo, però è anche vero che può essere pericoloso avanti poi, sì, come ha dimostrato quindi, anche a Bologna, quindi attenzione anche a quello. Contro una difesa chiusa, il taglio appunto, come si è detto tanto qualche settimana fa, da terzo a terzo, può essere una strategia. Sanchez invece è un giocatore che appunto contro una difesa chiusa spesso fatica e può andare in difficoltà e non è sicuramente in un momento eccezionale. E poi abbiamo nell'Empoli abbiamo messo Caprile, per il discorso comunque che diciamo prima, che l'Inter ha avuto un periodo in cui segnava tanto e poi invece non ha è comunque leggermente in calo, magari una partita, anche come diciamo prima per Falcone, Caprile potrebbe fare grandi parate e magari subire uno o due reti, potrebbe essere utile. Balukiewicz 0-0, anche uno 0-0, non certo. È da escludere, esce fuori con un bel clean sheet, un bel voto, vi portate a casa. No, infatti è un giocatore. È chiaro che metterlo a Milano potrebbe essere rischioso, però appunto c'è anche la possibilità che possa uscire con un bel voto e anche pochi malus, diciamo, addirittura diciamo zero, che sarebbe. Fino all'1-0 lui rischierebbe poco, secondo me, la difesa chiusa, anche sull'1-0 sappiamo che la tendenza è a rimanere chiusi e poi provare, che ne so, ad attaccare gli ultimi 5-10 minuti, però comunque mantenere la difesa chiusa. Se poi la partita si dovesse stappare potrebbe diventare un problema, mettiamola così, però perché potrebbe ritrovarsi veramente il campo aperto, però ecco, non credo che l'Empoli sul 2-0 proverà ad attaccare e a prendere. No, beh, sicuramente comunque all'Empoli andrebbe benissimo anche un pareggio eventualmente. E poi abbiamo messo Valukiewicz, Zurkowski e Marin. Valukiewicz come scommessa, perché comunque sta crescendo tanto nelle ultime giornate, e sotto la guida di Nicola, e Zurkowski e Marin, insomma Zurkowski ci aveva un po' illuso con quella tripletta, quei 4 gol in 2 partite, però anche lui è calato e Marin stesso non è un giocatore da bonus, quindi meglio evitare. Diciamo che
Valukiewicz è un giocatore che può far bene, rimane scommessa forse anche più per questo, insomma, la possibilità che giochino, sembra che giochino a 4, forse sì, potrebbe mandarlo ultimamente un po' più, sì, rischioso, diciamola così. Però è una partita, come abbiamo detto, che se l'Empoli regge botta in difesa e lui ha la possibilità di farlo in questo momento, magari meno motivata, si può esaltarsi e quindi avere un voto, fa, un voto alto, esatto, potrebbe uscirne con un voto alto anche con se dovesse finire 1-0, anche se dovesse finire 2-1, 2-0, potrebbe essere comunque un voto alto, perché poi l'Inter magari il gol lo tira fuori chissà in che modo, un tiro da fuori, sì, la difesa può rendere. Zurkowski e Marin è un po' forse anche il problema grosso di quest'Empoli, il fatto di questo centrocampo un po' incostante e poco anche fisico, mettiamola così, sì, contro questo centrocampo dell'Inter. È perfetto, insomma, ha dimostrato di essere perfetto. Secondo me sì, sicuramente vanno parecchio in difficoltà, dovranno stare lì, reggere botte dietro, stare attaccati ai difensori e non avranno sicuramente molto modo di ripartire, perché loro, diciamo che forse quello sarà affidato di più ad altri giocatori più offensivi, Niang, che potrebbe essere anche motivato, Sì, gli sì, sì, Asi, sì. chissà, e in ripartenza possono essere pericolosi, però è così. L'Inter, anche se si sbilancia, raramente prende gol in ripartenza, perché i difensori sono organizzati bene, la difesa si Sì, muove sì. bene, quindi sì, in realtà è difficile per loro, quindi punterei più alla difesa dell'Empoli, fossi, ecco, dovessi decidere. Questa è l'ultima partita, quindi abbiamo finito l'analisi delle 10 partite. Io ti ringrazio Pietro, ringrazio anche voi che avete visto il video, naturalmente lasciate un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi naturalmente se non l'avete ancora fatto, così sarete sempre aggiornati, quindi ancora grazie Pietro di aver partecipato. Grazie a Fantamax, grazie a te Giovanni, un saluto a tutti voi, e buona ripresa del campionato, e si riparte questo finale, fateci sapere come stanno andando i vostri fantacalcio, i vostri campionati che si avviano verso la chiusura ormai, quindi siete tutti molto presi, chi sta in lotta per portare a casa qualche soldino, qualche premietto, qualcosina, quindi è Le il momento coppe, i delicato, quello finali di delicato della coppe. stagione in cui ci si gioca tutto. Sì, infatti, infatti. Speriamo di esservi utili in questo senso. Ok, Ciao a grazie. tutti. Ciao, ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.